probabilmente la cosa che mi diverte di più del rame è questa sua essere un materiale molteplice, ha diciamo tante caratteristiche fisiche, chimiche, legate ai fenomeni elettrici, elettronici. È una specie di materiale che è pieno di virtù, no? Che è stato riscoperto di recente in maniera forte, forse spesso in maniera anche solo legata all'apparenza, alla parte estetica, diciamo, questi bellissimi colori in cui sortisce. Però in effetti è un materiale multilayer, direi, che ha diverse caratteristiche, tutte concentrate nello stesso materiale, quindi appunto è antibatterico, non lo so, è un ottimo conduttore, e recentemente il suo valore è anche aumentato in seguito a tutte queste necessità, la scarsità anche del materiale, quindi è proprio un po' un nuovo oro in qualche modo. Quando approccio a un nuovo materiale, in questo caso il rame, il mio atteggiamento è sempre molto rispettoso, cerco di capire bene quali sono le sue caratteristiche, perché spesso l'errore che fanno i designer è forzare i materiali in forme, utilizzi o tecniche che non gli sono appropriate o che non fanno parte del comportamento naturale del materiale. Quindi quando mi sono accostato al rame, diciamo, ho cercato di capire quali erano considerati i suoi pregi, i suoi difetti. Nella fattispecie il progetto per cui sono nella mostra della Triennale è proprio legato a quello che viene considerato alle volte un difetto del rame, cioè la sua tendenza a ossidare, che però invece è una tendenza molto interessante perché lo protegge, quindi è una specie di ossidazione che è come quel gesto degli animali che rizzano il pelo, no? Per proteggersi dal freddo. Ecco, mi fa pensare a una cosa così, una reazione del materiale che lo protegge dagli agenti esterni. Il progetto che esposto nella mostra Trame è un progetto che ho sviluppato con due cari amici che sono Paolo Giacomazzi e Tommaso Caldera, e è un progetto che appunto sfruttava l'idea che il rame ossidandosi si ossidasse solo in parte, quindi abbiamo disegnato delle piastrelle che mostravano ossidandosi un decoro che era ricavato grazie a una vernice che proteggeva solo una parte della piastrella, quindi si ossidava il negativo di un decoro, in cui avevamo rappresentato oggetti che cadono di solito per terra, no? Come quelli, i lacci, non lo so, o anche uno scarafaggio che correva a terra, quindi c'era un po' l'idea di questo decoro che affiora quando tu lasci la casa vuota e poi ricalpestandolo si cancella, quindi una specie di decoro che va e viene nelle case. Come utilizzo innovativo del rame mi piacerebbe provare una volta, e non c'è mai stato tempo, ma né modo, ma mi piacerebbe provare a utilizzare materiale sia contemporaneamente come materiale estetico ma anche come materiale conduttore, no? Spesso viene usato nelle lampade come semplicemente un metallo qualsiasi, quindi viene usato per fare gli shade o i coprilume, insomma in maniera molto meccanica con un materiale inerte. Invece mi piacerebbe usarlo contemporaneamente come materiale che diciamo copre la fonte luminosa ma in contemporanea conduce elettricità, magari senza friggere nessuno.